Allora, diciamo che con questo tocchiamo l'ultimo argomento di natura semiteorica sui grafi, no? Che di fatto ci dà delle tecniche in più per poter lavorare, per poterle applicare a problemi pratici. Non è chiaramente, non sono gli ultimi problemi o gli unici problemi che sono definiti sui grafi, magari se ci sarà, se, diciamo così, emergerà la necessità, potremo andare a vederne altri, vi faccio solo poi un flash sulla libreria. Abbiamo parlato finora di cammini, cammini minimi. Innanzitutto le visite che ci permettono di toccare tutti i nodi, i cammini minimi ci permettono di toccare un determinato nodo oppure un insieme di nodi col minimo costo possibile, quindi col percorso più breve possibile. Esistono un'altra categoria di problemi che hanno invece a che vedere con i cicli sui grafi, e in particolare sui cicli completi. Ricordiamo la definizione che avevamo dato all'inizio: un ciclo su un grafo è un sottoinsieme degli archi, tale per cui il vertice incidente, diciamo, il vertice destinazione dell'ultimo degli archi, è uguale al vertice di partenza del primo degli archi. Questa è una distinzione molto generale, che comprende anche un ciclo di tre vertici, ABC in tondo, che si applica sia ai grafi orientati che ai grafi non orientati, che permette, da questa definizione, di passare eventualmente più volte dallo stesso vertice, oppure di passare più volte sullo stesso arco. Non è vietato in base a questa definizione qua. È da notare che la definizione di ciclo qua è data sugli archi e non sui vertici, no? Perché, essendo il più generale possibile, pensa anche ai multigrafi, al fatto che tra due vertici possono esserci anche più archi contemporaneamente. E quindi distingue cicli diversi a seconda di quale arco abbiamo usato per passare tra questi due vertici. Vabbè, ma questo, la nozione intuitiva è semplice, ho solo dovuto ribadire la generalità. Un percorso su un grafo che ritorna al punto di partenza. Ci sono dei cicli interessanti, particolari, che hanno un nome su un grafo, da cui nascono dei problemi algoritmici non indifferenti. Il più semplice da capire è un ciclo che tocca tutti i vertici. Prende il nome di ciclo hamiltoniano, dal nome di colui che l'ha studiato, e qui ci sono alcuni esempi di grafi con dei vertici indicati con dei pallini neri e degli archi, e alcuni di questi archi sono colorati e questi archi costituiscono un ciclo, quindi un cammino chiuso in cui si torna al vertice di partenza. E il fatto che il cammino sia chiuso fa sì che il vertice di partenza, dopo che ho completato il cammino, non so più quale sia, non mi interessa più. Può iniziare in qualunque punto il ciclo. Un cammino che può iniziare in qualunque punto perché tanto ritorna comunque al punto di partenza. E questi sono esempi di cicli hamiltoniani all'interno di cicli semplici hamiltoniani all'interno di questi grafi. Parlo di ciclo semplice perché ogni vertice viene compreso una sola volta, quindi tocca esattamente una volta. Un ciclo hamiltoniano è per definizione semplice, perché c'è questo exactly one, un vertice si può usare una volta sola, non ci posso ripassare sopra due volte. Ecco, non è detto che tutti i grafi possiedano un ciclo hamiltoniano. Noi avevamo fatto un esercizio un paio di mesi fa, no? Sul tour del cavaliere, adesso cercheremo di rimodellarlo, di riprenderlo, ma lì si trattava di effettivamente di trovare un ciclo chiuso. Là non si chiamavano ancora vertici, si chiamavano caselle della scacchiera, non si chiamavano ancora archi adiacenti, ma si chiamavano mosse legali, ma di fatto si trattava di trovare un percorso che toccasse tutti i vertici, pardon, celle della scacchiera, toccandoli tutti una sola volta e magari arrivando al punto di partenza. E ci eravamo resi conto che, ad esempio, sulla scacchiera 4x4 non era possibile, non esiste nessun cammino
compatibile con gli archi che ho a disposizione, che sia in grado di chiudere il percorso. Questi 5 grafi di esempio sono 5 grafi, come si dice, hamiltoniani, ossia che ammettono almeno un cammino hamiltoniano. E guarda caso, sono un po' strani, ma perché di fatto corrispondono ai solidi platonici, no? Questo è il tetraedro, l'ottaedro, il cubo, l'odecaedro e l'altro, icosaedro, se non sbaglio si chiami, disegnati il grafo che corrisponde alla connessione dei loro vertici. Hanno questa proprietà carina che i solidi platonici sono tutti hamiltoniani, ma, se visti come grafi. Ma vabbè, a parte, a noi interessa solamente come, diciamo, nozione collaterale. Abbiamo parlato di ciclo hamiltoniano. Uno può anche definire più semplicemente un cammino hamiltoniano, hamiltonian path, eh? Un cammino, a differenza di un ciclo, non deve necessariamente tornare al punto di partenza. Deve comunque toccare tutti i vertici, ma è permesso partire da un vertice, arrivare a un altro vertice, da cui non ci sia poi un arco per ritornare al punto di partenza. Dipende ovviamente dal problema che dobbiamo risolvere, no? Anche nel caso del cavallo c'erano due varianti, torno a casa oppure no. È chiaro che se sto pianificando la logistica dei trasporti in cui ho i mezzi che si spostano, beh, sto mezzo voglio che ritorni in deposito alla sera o prima o poi. Non di aver consegnato tutte le merci e ho il mio camion sperduto in mezzo al Sahara e non ha modo di tornare indietro, no? Non sarebbe, in quel caso non sarebbe applicabile il problema. Quindi dipende dai casi se mi interessa oppure no, no, che il mezzo ritorni al mezzo, insomma, che il percorso ritorni al punto di partenza. Ecco, poi ci sono altri tipi di cammini che hanno un nome altrettanto strano, ma sono completamente diversi, come lo vedremo tra un secondo dal punto di vista algoritmico, e si parla di cammini, rispettivamente, di cicli, a seconda che siano chiusi o no, euleriani. No? Di nuovo dal nome di Eulero. In realtà questi li abbiamo già conosciuti, no? Un ciclo euleriano è quello del problema dei 7 ponti di Königsberg, della città di Königsberg, no? In cui bisognava attraversare tutti i ponti una sola volta e tornare al punto di partenza, fare la passeggiata completa della città. Allora, che differenza c'è tra un ciclo o un cammino hamiltoniano ed uno euleriano? Beh, conta, la differenza sta nel che cosa vado a contare. Nel caso del ciclo euleriano contano gli archi. Quindi un cammino che usa ciascun arco esattamente una volta. Passo una volta da ciascun arco, toccandoli tutti, usandoli tutti. E è quasi ovvio, a meno che il grafo non sia un grosso anello, ma che il che rende il problema banale, è quasi ovvio che devo toccare ogni vertice più di una volta. Perché se ho un vertice in cui incidono 4 archi, per poter, no? Se ho un vertice qui con 4 archi incidenti, per poter attraversare tutti e 4 gli archi, questo nodo lo dovrò visitare una volta a un certo punto, poi andrò a farmi un giro chissà dove, ma poi dovrò tornare sullo stesso nodo. Perché questi altri 2 archi non li visiterei altrimenti se non potessi tornare sullo stesso nodo. Quindi un ciclo euleriano è un ciclo che tocca tutti gli archi, esattamente senza passare 2 volte dallo stesso arco, ma di conseguenza, nel caso in cui un nodo abbia un grado maggiore di 2, tocca più volte quel vertice, quel nodo. Ma non ci interessa, non è richiesto, però aspettiamocelo, non è un cammino semplice, nel senso che non è. Se vado a vedere l'elenco dei vertici attraversati, vedo che lo stesso vertice è ripetuto più volte, perché ci arrivo e ci esco da strade diverse. Okay? Anche se il grafo non è un multigrafo, anche se fosse un grafo semplice, il cammino euleriano corrispondente non è più un cammino semplice. Beh, anche qua possiamo definire sia o il cammino o il ciclo, a seconda che ci sia o non ci sia il vincolo di tornare al punto di partenza. Allora, sui cicli euleriani, beh, la scoperta è che sono oggetti molto facili. Esiste un teorema molto semplice che dice che quello che è stato inizialmente studiato da Eulero nel caso dei famosi ponti,
della città di Königsberg, di cui qua abbiamo una rappresentazione meno pittorica ma un pochino più a grafo, della struttura di quella città. Il teorema è molto semplice, dice che un grafo è euleriano se e solo se, nel senso ha un ciclo euleriano, se e solo se tutti i suoi vertici hanno grado pari. Punto. Non me l'aspettavo che fosse così semplice. Cioè vado a vedere una proprietà locale, vertice per vertice, ricordiamo cos'è il grado di un vertice è il numero di archi incidenti. Qui stiamo pensando a un grafo non orientato, se no si complica. Allora, vado a vedere nodo per nodo, tu quanti vertici hai, tu quanti archi hai incidenti, tu quanti archi hai incidenti, eccetera, vado a vedere questi numeri. Se sono tutti numeri pari, allora è possibile costruire un cammino euleriano, cioè fare il giro dei ponti di questa città. Se invece esiste almeno un numero dispari, non è possibile. Allora, se e solo se. La parte solo se è facile. Nel senso che se noi avessimo un vertice con grado 3, che è dispari, e non riusciremo a costruire un cammino che attraversa tutti questi tre archi, e supponiamo tanto è uguale, che qualsiasi vertice di partenza non ci sarebbe. Ok? Supponiamo che il vertice di partenza del ciclo sia questo, tanto è uguale, un ciclo. Allora se io posso pensare di uscire da questo arco, quindi lo attraverso in questo verso, e ne ho usato uno. Poi farò il giro del grafo come voglio, ma questi due archi li devo attraversare comunque. Il problema è che ho questi due archi attraverso entrambi, di fatto rimbalzando sul vertice, entro ed esco in 1 più 2, ma se è così non ho più nessuna strada per ritornare al punto di partenza. Perché le strade, i ponti che avevo che collegavano a questo vertice erano solamente tre. Non ho ponti residui per chiudere il ciclo. Oppure potrei pensare di non fare così, di non passarci da questi due, fare tutto il resto del grafo e poi arrivare sul nodo destinazione. E quindi chiudere il ciclo qua. Ma avrei chiuso il ciclo senza usare quest'altro arco. Cioè non c'è modo che io riesca a partire da questo vertice, arrivare a questo vertice, eventualmente passarci più volte, ma comunque arrivare a questo vertice avendo toccato tutti gli archi a lui e viaggiare. Non mi importa come è fatto il resto del grafo, questa è la cosa carina. È una proprietà puramente locale. Quel vertice lì, poiché ci devo partire e rientrare, dovrò farlo, lo potrò fare solamente se ho un numero esattamente pari di archi. Questa è la parte solo se. Nel senso che se ho almeno un vertice che ha un grado dispari, non potrò avere un ciclo euleriano. La parte se è quella complicata, che ha richiesto 50 anni per la dimostrazione. Vabbè, come, se vogliamo, conseguenza, nel caso in cui mi interessi solamente un cammino euleriano e non un ciclo, quindi non richieda che il tutto si possa richiudere, e beh, vuol dire che tutti i nodi dovranno avere un grado pari, tranne al massimo due, che sono il nodo di partenza e il nodo di arrivo, a cui concedo di avere un grado dispari. Scusatemi. Che possono avere un grado dispari. Quindi un grafo in cui tutti i nodi siano pari, abbiano grado pari, oppure un nodo abbia grado dispari, oppure due nodi abbiano grado dispari, contiene ancora, può ancora contenere un cammino, non un ciclo euleriano, cammino aperto. Se avessi già tre nodi con grado dispari, non posso più farci stare un cammino euleriano. Dicevo, la dimostrazione ha richiesto 50 anni, ma noi lo vedremo dal punto di vista algoritmico, un algoritmo costruttivo che ci fa vedere come si costruisce questo ciclo. E quindi capiremo che è anche vero il contrario, cioè se è vera questa proprietà dei vertici pari, allora riesco a costruirlo.
Vabbè, su questi due problemi dei cicli, su queste due tematiche dei cicli, hamiltoniani ed euleriani, abbiamo diversi problemi che si possono porre, diverse domande, no? Così come sui cammini minimi c'era partire da un vertice, partire da tutti, il grafo è pesato, non è pesato, eccetera, qui abbiamo la stessa variabilità, un ventaglio di sottoproblemi specifici diversi. Ad esempio, le definizioni che abbiamo dato fanno riferimento a grafi non orientati, ma soprattutto non pesati. Dove in un grafo non pesato, il problema della lunghezza non esiste, non si pone. E il problema che si pone è il problema dell'esistenza. Perché un ciclo hamiltoniano, ad esempio, cioè dove tocco tutti i vertici, se il grafo ha 100 vertici, il ciclo hamiltoniano sarà lungo esattamente 100. Perché deve toccare tutti una volta sola, per definizione. Quindi non ha senso chiedersi, non esistono cicli hamiltoniani più lunghi o più corti all'interno dello stesso grafo non pesato. Il problema è se c'è o non c'è questo ciclo hamiltoniano, l'esistenza. Ok? Quando lui parla del ciclo hamiltoniano minimo, che ne so, su un grafo non pesato, non ha capito. Quindi, sui grafi non pesati, questi cammini hanno lunghezza predeterminata. Nel caso di un ciclo hamiltoniano, ha lunghezza pari al numero di vertici, punto. Nel caso di ciclo euleriano, ha lunghezza pari al numero di archi, punto. Il problema è arrivarci a questa lunghezza, no? Come il nostro cavallino che girava, anziché toccare le 16 caselle, ne toccava solo 14, 15 e l'ultima gli mancava. Ma noi volevamo farglielo fare l'ultimo passo, non eravamo contenti che si fermasse prima. E quindi il problema è, esiste o non esiste? La condizione di esistenza nel caso del ciclo euleriano l'abbiamo vista, è semplicissima. Contiamo il grado dei vertici. Nel caso del ciclo hamiltoniano, dire se un grafo ammette o no un ciclo hamiltoniano è un gran casino, no? Nel senso che esistono tante condizioni sufficienti, ma non esiste una condizione facile, necessaria e sufficiente. Quindi sono tanti casi particolari che si possono determinare. Noi non entreremo in questo dettaglio, no? È più roba da matematici o da teorici. Nel caso in cui ci sia effettivamente un ciclo euleriano hamiltoniano, potrebbe interessare come altro sottoproblema trovarlo, innanzitutto dire se c'è o non c'è. Se c'è, trovarlo, o eventualmente se c'è, trovarli tutti. Nel caso in cui ce ne sia più di uno. Nel caso di trovarli tutti, non mi vengono in mente applicazioni pratiche, così al momento. Questo nel caso dei grafi non pesati. E nel caso dei grafi pesati, cosa succede? Le domande che mi faccio sono diverse. Sì, continua a aver senso chiedersi le cose di prima, cioè innanzitutto se un ciclo hamiltoniano o euleriano esiste oppure no, anche nel caso di un grafo pesato. Scusate. In realtà, in molti casi, non in tutti, ma in molti casi i grafi pesati su cui mi pongo problema di cicli tendono a essere grafi completi. Cioè, c'è un sottocaso particolare, quello in cui il grafo pesato sia un grafo completo. Cioè ci sono gli archi tra tutte le possibili coppie di vertici. Cioè è possibile sempre andare da un punto a un altro. No? Allora, in un caso di un grafo completo, un ciclo hamiltoniano si trova sempre. Basta, se è completo basta che io attraversi, che ne so, i vertici in ordine alfabetico e quando sono all'ultimo torno al primo. Tanto se è completo vuol dire che gli archi li ho tutti. Tutti quelli che mi servono, non rimango mai isolato, non rimango mai bloccato da qualche parte, senza più mosse legali, senza più mosse possibili. Se ti dicessero, hai un pezzo degli scacchi che può fare salti nell'iperspazio, tocca tutte le 16 caselle, dici, vabbè, una dopo l'altra, le posso fare in fila, le posso fare nell'ordine che voglio. No? Questa è una caratteristica dei problemi, diciamo così, applicativi. Nel caso in cui il grafo sia completo e io sia alla ricerca di un cammino euleriano, dipende dal numero di vertici. Perché vale sempre la proprietà di prima.
Se un grafo ha n vertici ed è un grafo completo, significa che ciascun vertice sarà connesso esattamente a n-1 altri vertici, cioè tutti gli altri. Allora, questo n-1 o è pari o è dispari. Quindi, se n-1 è pari, cioè n è dispari, allora qualunque grafo completo con un numero dispari di vertici è un grafo euleriano. Posso trovare un cammino euleriano. Se invece è un grafo completo con un numero pari di vertici, avrò un numero, ciascuno di questi vertici avrà un grado dispari, cioè sono 10 vertici, questi sono connessi ciascuno a 9 altri vertici, e 9 è un numero dispari e non mi rende, diciamo, possibile costruire un grafo, un cammino euleriano. Però sono casi particolari, se vogliamo. Ovviamente anche nel caso del grafo pesato, se il grafo esiste, se il ciclo esiste, miltoniano o euleriano, secondo dei casi, secondo del problema che sto cercando di risolvere, trovalo. Trova nel meno 1. Oppure, che è la domanda vera nel caso dei grafi pesati, trova il migliore. Nel caso del grafo pesato, non pesato, scusate, avevamo detto che il migliore non ha senso perché sono tutti uguali, sono tutti equivalenti. Nel caso di un grafo pesato potrebbero esistere più cammini, pensiamo a miltoniani, cioè tocchiamo tutti i vertici con un certo costo, oppure tocchiamo tutti i vertici con un costo minore, spendo meno benzina per visitare tutte le città, faccio meno passi per andare a fare le pulizie in tutte le aule, in tutti i locali. Quindi devo comunque fare un percorso chiuso, ma questo percorso chiuso ha il costo minore. E questo è il problema, diciamo così, più complesso di tutti in questa, diciamo, graduatoria di domande che ci possiamo fare. Perché vuol dire implicitamente considerarli tutti quelli, i cammini possibili per trovare quello migliore. A meno che non si scopra, come nel caso dell'algoritmo di Dijkstra, che esiste un metodo, diciamo così, costruttivo di complessità più semplice, perché ti permette già di dire un nodo alla volta, di essere sicuro che la scelta che fai nel momento in cui la fai è definitiva. Vedremo se si può fare oppure no. Allora, queste sono le definizioni, se vogliamo, da libro di matematica dei grafi, depurate della parte matematica, chiaramente. Quindi del libro sono rimaste 3 pagine. E vediamo invece dal punto di vista algoritmico come li possiamo affrontare. Allora, nel caso dei cicli euleriani si trovano in letteratura 2 algoritmi, di cui ne racconto uno solo, di cui non provo neanche a pronunciare il nome, lo possiamo leggere lì sopra, perché tra i due, diciamo così, più noti è quello più efficiente, l'altro viene raccontato, poi alla fine del libro vi dico sempre, però fate attenzione che questo qua è estremamente inefficiente, vabbè, grazie allora perché me l'ha raccontato, allora non ve lo racconto. Questo è un algoritmo che si basa pesantemente sul ragionamento dei due archi, no? Entranti e uscenti. È curioso perché dice, guarda, per fare un ciclo euleriano, no? Quindi stiamo facendo il giro dei ponti della città, voglio toccare tutti i ponti. Lui ti dice, tu parti da un vertice qualunque, lo sappiamo già, tanto devo tornarci, è un ciclo, quindi non mi stupisce il fatto che io possa partire da un vertice qualunque. Ma la cosa strana è che dice, e poi vai, vaga, a piacere. Vaga a piacere e poi a un certo punto scoprirai, oh cavolo, sono tornato al punto di partenza. Cioè tu cammini a piacere, ok? Facendo attenzione di non riusare mai due volte lo stesso arco, chiaramente. Ma vai a caso, ok? L'importante è non ripassare due volte la stessa strada. Allora, cosa può succederti andando a caso? Il grafo è finito, ok? Allora, il rischio che potresti avere è che a un certo punto ti trovi in un bivio nel quale non puoi più prendere nessuna strada perché tutte le strade di quel bivio sono già state attraversate, ci sei già passato. Questo è l'unico rischio che hai, giusto?
Se no posso continuare ad andare avanti, se mi chiedono vai avanti a caso, non ho nessun requisito particolare che essere in grado, video dopo video, di continuare ad andare avanti. Ma questo non può succedere. Perché io nel mio grafo ho il vertice V di partenza e tutti gli altri. Spezziamo il ragionamento, ok? Dimentichiamo per un secondo il vertice V di partenza. Pensiamo a tutti gli altri vertici. Tutti gli altri vertici, per definizione, hanno un grado pari. Quindi non sarà mai possibile entrare in un vertice e non trovare nessuna strada possibile. Perché se il grado è pari vuol dire che è almeno uguale a 2. Allora, la prima volta che ci entro, ho usato un arco, ma ne ho almeno uno per uscire. Se fosse il grado fosse uguale a 2, ci sono già passato una volta, non ho più nessun altro arco che permetta di entrarci per rimanere bloccato lì, perché li ho già usati. No? Questo gioco qua del grado pari mi garantisce che se io posso attraversare un arco per andare in un punto, da quel punto posso sempre scappare, uscire, attraverso un arco che non ho ancora usato prima. Solo per il fatto che il grado sia pari. E quindi vado a caso. Prima o poi, poiché il grafo è finito, prima o poi tornerò al punto di partenza, per forza. V. Allora, tutto questo ragionamento che facevamo prima, attenzione che V, il discorso che facevamo prima sul grado pari non si applica a V, perché finora siamo partiti da V, siamo usciti da V, quindi abbiamo usato un numero dispare di archi finora su V. Quindi V ha solamente più un numero dispare di archi residui. Ma proprio qua viene in gioco l'algoritmo che dice quando torni su V fermati. Ok? Ti fermi. E hai fatto un sottocammino che parte da V, arriva a V e usa un po' di archi. Ok? Sei sicuro di non rimanere mai bloccato da nessuna parte. Allora, questo arco, nella tua camminata casuale, nella tua camminata casuale, copre per caso già tutti gli archi del grafo? Sì? No. Se sì, hai finito. Hai avuto fortuna la prima volta. Se no, tu puoi pensare di cancellare dal grafo, almeno mentalmente, tutti gli archi che hai già usato e vai a vedere cosa ti rimane. Ti rimane ancora un grafo euleriano, nel quale, perché se tu avevi un qualunque vertice, ci sei passato tre volte, se ci sei passato tre volte da quel vertice vuol dire che hai consumato sei archi. Il numero di archi che consumi per ciascun vertice sarà sempre pari, perché entro ed esco. Il numero di archi che c'erano all'inizio era un numero pari, e quindi il numero di archi che restano disponibili, non ancora visitati, in ciascun vertice, sarà ancora un numero pari. Quindi, sugli archi restanti, io posso rifare lo stesso ragionamento. E faccio un altro pezzo di cammino. Adesso il problema è fare in modo che questi... Primo cammino che faccio, casuale, torno al punto di partenza. Il secondo cammino che faccio, casuale, che tornerà allo stesso punto di partenza, adesso sono due anelli, poi magari ne farò un terzo, un quarto, se rimangono ancora degli archi non visitati. Questi anelli non devono rimanere isolati, perché devono essere legati in un unico cammino. Ma questo è facile, ciò che fa il secondo punto. E dice, ma allora io il secondo cammino, il secondo giro, non lo faccio necessariamente partendo da V. A questo punto non posso più scegliere un qualunque vertice di partenza. Scelgo un vertice che abbia già toccato nel cammino precedente e che abbia ancora ovviamente archi disponibili. Quindi io ho il mio cammino, diciamo che ha toccato certi vertici,
che sia fatto così, io scelgo magari questo vertice perché ha ancora archi uscenti liberi. Mettiamo che ne abbia due, o se non ne ha due ne ha un numero pari, vorrà dire che esco da uno e prima o poi rientrerò dall'altro. Il fatto che sia sicuro di rientrare dall'altro è perché mi dimostrano che non posso rimanere bloccato da nessuna parte, quindi se non rimango bloccato prima o poi ci torno. E allora farei un altro cammino. Quindi avrei due cammini che si intersecano in un punto. Adesso quello che faccio è un piccolo gioco di prestigio di scambiare tra di loro gli archi. E quindi dico, non è vero che questo è un cammino e questo è un altro cammino indipendente, ma dico che questo è un cammino che arriva fino un attimino prima, poi continua sul secondo e ritorna sopra. E quindi unisco tra di loro, no, voi avete due braccialetti che sono chiusi, ma hanno lo stesso tipo di aggancio, quindi aprite l'uno, aprite l'altro, li riagganciate in modo incrociato. Ok? E quindi avete un braccialetto lungo il doppio, una collanina o quello che volete. O il lucchetto della bicicletta, vedetelo come, fatevi l'immagine che preferite in mente. Ci sono due anelli che si toccano in un punto, ma li ho costruiti come due anelli separati, ma poiché hanno una maglia in comune, io posso riagganciare le maglie dicendo che questi non sono due archi dello stesso cammino, ma dopo questo arco c'è il primo arco del cammino nuovo. E vado a fare il giro. Adesso vediamo i disegnini fatti meglio di quello che ho fatto alla lavagna. Quindi ogni volta cosa faccio? Scopro un vertice tra quelli che sono già stati toccati e che abbiano almeno un arco libero, cioè ne abbiano almeno due, e parto da lì una nuova esplorazione. Quando ci tornerò lì, tac, cambio il gancetto e aggancio il nuovo pezzo di cammino che ho trovato a quello precedente, rendendolo di fatto più lungo. E vado avanti ad esaurimento, cioè prima o poi questi archi li avrò consumati tutti, no? E a meno che il grafo non abbia componenti connesse disgiunte, lo trovo tutte. Se hanno componenti connesse disgiunte, ovviamente non è euleriano. Vabbè, questo è, se vogliamo, una formalizzazione un po' più per punti di questa idea di algoritmo che dà dei nomi alle variabili, ma proviamo a vederlo sull'esempio. No? C'è un esempio di questo grafo fatto a traliccio, no? A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, come nodi. E lui ha deciso di partire dal nodo E, così, no? È libero, ovviamente il cammino che troveremo sarà diverso, no? Secondo le scelte che facciamo. Ha deciso di partire dal nodo E, ha fatto E, poi G, poi H, poi J, e in J a questo punto ha avuto una scelta obbligata, no? In J ha grado solamente 2 e quindi ci entro da una strada e sono obbligato a prendere una strada uscente, così come G è una strada obbligata. H invece avrei avuto la scelta se andare verso I o verso C o verso D, e invece ho preso verso J. Vabbè, è una scelta, sono tutte possibili. Quindi ho finito il primo giro. R1 sono il cammino, il primo cammino, il cammino della prima esplorazione. A questo punto scelgo un vertice di questo cammino che abbia ancora archi liberi. Allora, quali sono i vertici di questo cammino che abbiano ancora archi liberi? Possono essere E oppure H. Occhio che qua ci sono sempre 1, 2, 3, 4 archi liberi, anche H, beh, sta roba qua è simmetrica, quindi anche lui ne avrà 4. Quindi, tanto per cambiare un po', parto da H. Parto da H, allora da H posso partire verso I, verso F, verso D o verso C. Lui è partito verso D. Poi da D ha scelto di andare verso C, da C ha scelto di tornare verso H. È una scelta. Però provate a vedervelo, nessuna scelta che io faccia mi fa bloccare. Perché se anche avessi scelto di andare verso E, che è già molto consumato, ma da E sarei potuto andare verso D. E poi da D verso B. E poi da D verso A. Da A di nuovo verso C e poi di nuovo verso H. Cioè non c'è modo di rimanere bloccati, per quanto ci proviate intensamente. C'è sempre almeno una strada di uscita. E quindi ho trovato HDC. Questo HDC, che è un sottocammino, lo posso innestare
è indicato qua in grassetto, nel punto in cui prima c'era solamente H. No, nel cammino di prima dico E, G, poi tocco H, poi tocco J, poi tocco E. Adesso apro la collanina e dove c'era H ci metto l'intero percorso che parte da H e torna in H. Lo infilo a questo punto. Al posto di questa H da sola, adesso c'è un cammino chiuso che parte da H e torna in H. Quindi il resto del cammino rimane valido perché parte e torna nello stesso punto. Ma ho aggiunto un pezzettino, un occhiello, no, al mio cammino. E poi vado avanti, anche qua posso scegliere un qualunque punto di questo intero cammino che abbia ancora archi liberi. Cosa ha scelto lui? Ha scelto di nuovo H. E adesso qua è difficile da vedere perché è tutto colorato. Ah no, scusate, questa qua di destra. Ha scelto D. Quindi guardiamolo qua, sceglie D che ha ancora due archi liberi. Quindi da D posso uscire verso B o uscire verso E. In questo caso lui ha scelto, lo vediamo qua sotto, di uscire verso B e quindi poi scelta obbligata A, scelta obbligata C, com'era C? E C aveva solo più una scelta, che era andare verso E. Quindi avendo fatto una scelta vado verso B, poi sono obbligato a fare A, poi C, poi E, e qui ho la scelta, o chiudo verso D o proseguo verso F o verso I. Lui ha scelto, dopo E, di chiudere verso D. Quindi al terzo passo, da D, fatto D, B, A, C, E, D. Questo cicletto D, B, A, C, E, D, lo inserisco, che è questo indicato qua sotto, lo inserisco nella mia sequenza nel punto in cui prima c'era la sola D. Vedete che c'era E, G, H, poi D, C, H. E, G, H, tutta questa è la D, e poi continua con C, H. Quindi al posto della singola D ho iniettato tutto questo cammino. E vado avanti così. Quanti nodi ci sono ancora che posso, da cui posso partire? Beh, non ne sono più rimasti tanti, sono più H oppure E. Scelgo di partire da H e a questo punto sono obbligato a fare I, E, F e chiudermi in H. E ho toccato tutti gli archi. Arrivando a questa figura qua di sinistra. Allora, questo è l'algoritmo di Yerholzer, o come diavolo si pronuncia, che non è una prova matematica, ma è per noi, diciamo così, una dimostrazione convincente del fatto che il teorema di Eulero è valido, cioè è sufficiente avere un grado pari in ogni vertice per permetterci di applicare questo metodo costruttivo per trovare il cammino. No? Noi siamo sicuri di non rimanere bloccati, e se non rimaniamo bloccati siamo sicuri di arrivare alla fine con questo metodo, aggiungendo piccoli anellini a collanine già create. E per non farci mancare nulla, ovviamente all'interno della libreria JGraphT abbiamo la nostra bella classe che si chiama circuito euleriano, la cui definizione dice: questo algoritmo controlla se un grafo sia euleriano oppure no, cioè che contenga o no un circuito o ciclo euleriano. Inoltre, se il grafo è euleriano, posso anche ottenere l'elenco dei vertici che costituiscono uno dei tanti possibili cammini euleriani. Quindi questo, tra i due problemi, non so voi, ma a me ha distinto, sembra che quello di toccare tutti i vertici sia più facile, quello di toccare tutti gli archi invece sia più complicato. In realtà no, no? È esattamente contrario, l'istinto ci frega sempre. Quello di toccare tutti gli archi è, non dico banale, però è un metodo costruttivo molto molto semplice. Invece, il caso del ciclo hamiltoniano è molto cattivo. Il caso del ciclo hamiltoniano, ci sono, dicevo, dei teoremi sufficienti, no? Che danno condizioni sufficienti per dirti: guarda, se un grafo è fatto in questo modo, così, così, cos'ha, ha queste proprietà, allora è hamiltoniano. Però non c'è un teorema chiaro, semplice, condizione necessaria e sufficiente. No? Per cui ci sono tanti casi particolari di tipologie di grafi che sono noti per essere hamiltoniani. E si è dimostrato che quella tipologia di grafo lì, che ne so, ad esempio quelli che arrivano dai poliedri regolari, sono tutti hamiltoniani.
quelli che sono grafi ad anello ovviamente sono tutti hamiltoniani, i grafi completi sono tutti hamiltoniani, insomma c'è una certa categoria di grafi che se hanno certe proprietà, quelli che ho elencato adesso sono i più banali ovviamente, ma poi ci sono pagine e pagine dei libri che li elencano, elencano tutte le varie casistiche. Ma nel caso generale non si conosce una soluzione efficiente al problema di trovare un ciclo hamiltoniano. E questo fa il paio, no? Purtroppo, perché ovviamente le cattive notizie non arrivano mai da sole, il fatto che questo sia un problema per cui non si conosce una soluzione efficiente, e l'altra metà della cattiva notizia è che in realtà è il problema che ha rilevanza applicativa maggiore nella pratica. Ci serve di più risolvere questo che non l'altro. I problemi in cui sia necessario trovare un cammino euleriano, bisogna proprio andarsi a cercare. Quelli del cammino hamiltoniano sono, diciamo così, nella quotidianità, no? Per cui, al punto che addirittura la variante col grafo pesato, no, del ciclo hamiltoniano ha addirittura un suo nome, no? Che si chiama il problema del commesso viaggiatore, o TSP, Traveling Salesman Problem. E il problema del TSP di fatto è una versione del ciclo hamiltoniano su un grafo che è normalmente pesato. Adesso, come è definito qua, è definito in modo astratto, quindi non necessariamente ho aggiunto io questa nuvoletta pesato o non pesato. Però data una serie di città connesse da una serie di strade, e quindi quando parliamo di strade e città il grafo non è completo, no? Non ci sono tutte le strade possibili dirette, bisogna fare una serie di tappe intermedie, trovare la strada più breve in funzione del peso di ciascun arco, di ciascuna strada. Questo peso può essere il tempo percorso, può essere la benzina spesa, può essere, insomma, in modo da visitare una sola volta ciascuna città. Adesso questo non è un vero commesso viaggiatore, no? Perché se il commesso viaggiatore deve passare due volte nella stessa città per fare un percorso più breve, lo fa. Quindi il vero problema applicativo sarebbe toccare tutte le città almeno una volta, nel numero minore di chilometri o nel tempo minore di percorrenza. Allora in questo caso diventa un problema un pochino più facile anche da risolvere, perché ho meno vincoli, ho qualche grado di libertà in più. Posso ripassare dalla stessa città, posso tornare indietro. Invece il problema classico richiede di visitare una città esattamente una volta. E questo è proprio l'esempio classico di quella tipologia di algoritmi, di problemi, pardon, che Giovanni prima vi ha detto sono NP completi. Cioè il prototipo del problema non attaccabile dalle tecniche algoritmiche, di cui non da 100 anni che è stato scoperto, nessuno ha ancora mai trovato una soluzione in tempo polinomiale. Nessun algoritmo è in grado di risolvere un tempo polinomiale, cioè meno che esponenziale, questo problema. Se mai qualcuno ci riuscirà, allora vincerà sicuramente tutti i premi Nobel di 4-5 anni di fila consecutivi, perché avrà dimostrato che la classe dei problemi, questo problema NP completo, tutti i problemi NP completi si riconducono l'uno all'altro. No? Per cui c'è questa catena malefica, per cui se per caso tu riuscissi a risolvere uno in tempo polinomiale, allora tutti sarebbero risolubili in tempo polinomiale e avresti cambiato la faccia dell'informatica. Il giorno dopo tutti i codici crittografici sarebbero morti, no? Perché si basano tutti su problemi NP completi per non poter essere attaccati, no, da attacchi, diciamo, di chi vuole decrittografare i dati senza conoscere la chiave. Però vabbè, buona parte, diciamo così, dell'informatica si basa sul fatto che i problemi NP completi non sono risolubili in tempo polinomiale. Però nessuno si è ancora riuscito a dimostrare il contrario. Chiunque abbia studiato, abbia lavorato un po' su questi problemi è proprio convinto nell'anima che non ci sono soluzioni polinomiali, ma matematicamente non c'è ancora riuscito a dire che P e NP sono distinti. Però per ora, fino alla prova contraria, fino al prossimo genio dell'informatica teorica, ci teniamo il fatto che i problemi NP completi sono problemi che A
due possibilità. Possibilità 1, risolviamo in modo esaustivo. Cioè, le dobbiamo provare tutte per poter dire quale sia la migliore, quale sia la soluzione migliore. Ma anche solo se esiste il ciclo hamiltoniano. Ricordiamoci sempre il nostro tour del cavallino, che per poterci dire non esiste un percorso li ho dovuti provare tutti, senza sconti. All'epoca non conoscevamo ancora i grafi, non conoscevamo ancora tanti algoritmi, ma anche adesso che li conosciamo non sapremmo scriverlo meglio, forse un pochino sì, ma ci arriviamo dopo, la settimana prossima. Quindi due possibilità, dicevo. Una, provo tutte le possibilità, e se vado a vedere, nel caso di un cammino hamiltoniano, tutte le possibilità sono nell'ordine di n fattoriale. Perché i cicli possibili su un grafo di n vertici sono n fattoriale, perché un ciclo non è altro che un ordinamento, un ordine con cui visito i vertici. N fattoriale di cui molti non saranno percorsi non percorribili, perché manca un arco, ma lo scopro solo facendolo. E tra quelli percorribili dovrò trovare quello che ha costo inferiore, ma li devo considerare comunque tutti. Non c'è un trucco come Dijkstra che ti permette di dire, guarda, vai a prendere il prossimo nodo che devi prendere nel cammino, è quello che ha il peso più basso, no? Come veniva fuori là. No, qui non esiste nessuna scorciatoia di quel genere che ti faccia scendere la complessità polinomiale. Caso A. Caso B, non ci possiamo permettere di spendere un tempo esponenziale o fattoriale o qualche altra bestia di complessità del genere, quindi ci dobbiamo accontentare di una soluzione approssimata. Di una soluzione non ottima, non esatta. Cosa vuol dire una soluzione non esatta? Beh, cedo qualcosa. E cedo, nel caso di un grafo non pesato, posso dire, beh, magari non visito tutte le città, cerco di visitarne il più possibile. Ho 100 vertici e ho trovato un cammino che non sarà hamiltoniano, ma è quasi, che ne visita 98. Le altre due, pazienza. Oppure magari le visito tutte con un peso che non è detto che sia il migliore possibile. Quindi anziché spendere 100 euro in benzina ne spendo 115, 100,1. E accetto delle approssimazioni nel mio meccanismo risolutivo che mi controllino, che mi permettono di ridurre il tempo di esecuzione, in alcuni casi anche la complessità, a costo di non trovare l'ottimo. Di non trovare la soluzione perfetta. E qui entra ovviamente, si esce dalla matematica e si entra nell'ingegneria, perché qui entra l'arte del compromesso. Troviamo il giusto compromesso tra il tempo che ci mette e la qualità del risultato. La cosa peggiore di tutte ovviamente è che tu dai un risultato. Io ti dico, ah, ci sono riuscito con un mio algoritmo approssimato che mi sono inventato e devi spendere 120 euro di benzina. O di carburante, ma non ti so dire se il minimo sarebbe 119,9 oppure 30, perché mi dà una soluzione, questa è la soluzione che ho trovato, quanto è distante dall'ottimo? Ci sono anche lì, dovrei lavorare per poter stimare anche qua in modo approssimato, perché se lo sapessi in modo esatto vuol dire che conoscerai l'ottimo. Anche qua in modo approssimato con dei bound inferiore e superiore, beh, più o meno la soluzione ottima dovrebbe cadere in questo range. Non può essere più piccola di così, ad esempio più piccola della somma di tutti gli archi di peso minimo, e non può essere più grande di cos'ha. Più è buono il bound, l'intervallo, diciamo così, di valori entro cui la mia soluzione, quella ottima, vera, ma che non conoscerò mai, ma posso immaginare più o meno in che range si va a collocare, ecco, più sono buoni questi range, più vedremo che i nostri algoritmi approssimati riusciranno ad andarci vicino, perché avranno una guida. Ma è inutile che vada a esplorare questa area del mio spazio di ricerca, perché tanto mi porterà un risultato che non rientra in questi, nell'obiettivo, in quello che è l'obiettivo. Adesso, detto così, è un po' astratto come ragionamento, ma poi lo vedremo in pratica, no? Cioè noi dovremo imparare, pensate al problema del cavallino, no? del tour del cavaliere, a non fare la ricorsione fino in fondo. Decidere che a un certo punto tagliamo. Questa mossa non la provo, non la guardo.
Perché? Perché non mi piace. E dovremmo darci dei criteri per decidere quali mosse guardare e quali non guardare. Alcuni di questi criteri saranno criteri esatti, nel senso che sono sicuro che non esplorando quella mossa non perdo nulla. Ricordate nel giochino del castello incantato in cui dicevo ma qui è inutile che vada perché tanto la somma dei valori è già superiore al mio obiettivo e quindi non vale la pena andare avanti. E quindi interrompevo la ricorsione prima di essere arrivato alla fine del cammino. Ecco, in alcuni casi quindi posso interrompere la ricerca, quindi non fare una ricerca esaustiva, ma fermarla quando sono certo che comunque di lì non trovo la soluzione. Perché il pezzo che ho già visto mi fa capire che il punto d'arrivo è troppo alto o troppo basso rispetto al mio obiettivo. E ci saranno degli altri casi invece in cui prendo delle decisioni del tipo, vabbè, questo nodo qua ha 8 adiacenti, ne provo 2. I 2 che mi sembrano più furbi. I 2 che mi sembrano migliori. Ci ragiono un pochino. Pensate a qualunque gioco voi facciate, la dama, gli scacchi, giochi di carte, no? E in ogni momento voi avete di fronte centinaia normalmente di mosse possibili. Date una rapida occhiata, ne considerate 2 o 3. Queste 2 o 3 ci ragionate meglio per capire quali sono le conseguenze. Quindi di fatto nella vostra mente fate un po' di ricorsione. Ma se io mi muovo qui, lui poi muove là, allora io posso mangiarlo. Il nostro cervello, poverino, ha quei 2 o 3 livelli di ricorsione, quello delle persone non professioniste in questi tipi di giochi. Ma questa ricorsione la facciamo solamente sulle mosse che da un punto di vista euristico, strategico, ci sembrano più promettenti, non andiamo a considerarle tutte. Alcune le diamo un'occhiata e diciamo, ma questa non la guardo, non la considero neppure. No? Non la considero neppure, non vado neanche più a vedere cosa succederebbe se la facessi, perché non mi sembra tra quelle promettenti. E questo vuol dire che però non sto giocando nel modo ottimo, non sto provando tutte le soluzioni. Questo, ovviamente, quindi la soluzione che troverò sarà subottima. Se la trovo, non è ottima. Può darsi anche che non la trovi la soluzione, anche quando questa c'è. Posso dire, ho toccato 98 città su 100, ma non sono in grado di dirti se le altre 2 sarebbero toccabili o no se l'algoritmo andasse avanti per altri 10 anni. Magari le prime 98 te le ho trovate in 10 secondi, però da passare da 98 a 100 è possibile, non è possibile, non lo so. Questa però è la realtà, no? Quindi quando troveremo dei problemi realistici dovremo imparare delle tecniche che appunto esulano, no? Dai libri di teoria dei grafi. E allora in questo problema complicato così, cosa fa la nostra libreria? La nostra libreria ci illude innanzitutto perché dentro il package org.jgraphT.alg c'è una bellissima classe Hamiltonian Cycle, bravi, l'hanno implementato. Sarà lungo, ci metterà tanto tempo, ma l'hanno implementato. No. No, nel senso che questa classe contiene un metodo solo, che ha il nome particolarmente lungo, che dice della classe Hamiltonian Cycle, il metodo è get approximate optimal for complete graph. Allora, gli passo un grafo e mi restituisce una lista di vertici. Okay? Allora, cerchiamo di decodificare il nome. Innanzitutto dice get approximate, quindi applica un algoritmo approssimato, non quindi esatto. Quindi il cammino che mi dà sarà un cammino non ottimo, ma ottimale. Ottimale è un termine che si usa per dire non ottimo, ma il meglio che riesco. Cerco di migliorarlo il più possibile, ma non sono in grado di garantire che matematicamente sia l'ottimo. E poi c'è un altro pezzo, for complete graph. Cioè vuol dire che questo algoritmo approssimato funziona solo se il grafo è completo. Solo se il grafo è completo. Per come? Per l'euristica che usa al suo interno, per la tecnica che usa al suo interno. Allora questo è un algoritmo di complessità polinomiale, che richiede che però il grafo sia completo e non ci stava più nel nome della funzione anche una seconda proprietà,
che il grafo sia metrico. Cosa vuol dire un grafo metrico? Un grafo metrico è un grafo nel quale valga la disuguaglianza triangolare. Se noi pensiamo a un elenco di città, quindi un vero commesso viaggiatore che debba viaggiare in elicottero tra città e città, se io ho A, B e C, e qui siamo su una mappa, una cartina geografica, è sempre vero che AB più BC è maggiore o uguale a C. In qualunque triangolo un lato è minore della somma degli altri due, minore o uguale, carrello uguale, si apre il triangolo dei degeneri. Quindi quando il mio grafo rappresenta delle distanze geometriche o geografiche su una cartina, di sicuro la disuguaglianza triangolare vale. Il grafo, come si dice, è metrico. Ci sono anche dei casi in cui questa disuguaglianza vale lo stesso anche se il grafo non sta rappresentando le coordinate dei punti nello spazio a due o tre dimensioni, dipende, no? Ci sono invece gli altri casi in cui non vale, che ha a che vedere, pensiamo ad esempio al caso del nostro tour del cavaliere, no? Allora, io la prima idea che ho avuto è stata, bene, ho visto che c'è una classe Hamiltonian Cycle, ho risolto il problema, ricordate che non siamo mai riusciti a risolvere il problema sulla scacchiera 8x8, perché era troppo lento. Allora, magari lo riprenderemo e cercheremo di applicare gli algoritmi che riducano lo spazio di ricerca. Ma nel frattempo, è un ciclo Hamiltoniano, io potrei far cosa? Potrei costruirmi un grafo i cui vertici, l'avevo già detto prima, i cui vertici siano le celle della scacchiera e i cui archi siano le mosse valide tra queste celle, è un grafo artificiale. E poi chiedere a questo algoritmo, trovami il cammino hamiltoniano su quel grafo lì, che di fatto sarà composto di una serie di vertici, ossia di una serie di celle, messo in sequenza secondo gli archi leciti, ossia secondo le mosse lecite del cavallo. Perfetto. Bene, peccato che il grafo delle caselle della scacchiera non è un grafo completo, perché un cavallo in una determinata casella non può saltare in qualunque altra casella, ma solamente in 8 caselle ben precise. Quindi un grafo in cui ciascun vertice ha al massimo 8 adiacenti, non ha tutti gli altri n-1 adiacenti. E quindi già questo metodo non lo potevo neanche chiamare, perché il grafo non era completo. Allora mi sono detto, poco male, io una casella, facciamo i vertici quadrati, che rappresentano le caselle, in cui il cavallo può saltare tra queste due caselle. Il cavallo può saltare tra queste due caselle, ma non tra la prima e la terza. E allora io però, per far digerire questa scacchiera al mio algoritmo, posso aggiungere un altro arco che non c'era prima. Con un trucco, questi archi esistenti li faccio valere uno. L'arco che ho aggiunto, poiché è un arco che in realtà non voglio usare, non voglio che non ci voglio passare, perché non è una mossa lecita, mi metto un peso esagerato. Un milione, mi piace. Allora, in questo caso sono riuscito a rendere completo il grafo aggiungendo degli archi che non esistevano, ma che in un vero cammino minimo non verranno mai attraversati, non verranno mai presi in considerazione. Se esiste un cammino che non li usa, quegli archi di sicuro lo troviamo. Quindi un algoritmo che sia in grado di trovare i cammini minimi su un grafo completo pesato può digerire quel grafo lì, che
che codifica il problema del cavallo. Ok? Se l'algoritmo ottimo per il calcolo dei cicli hamiltoniani su un grafo completo mi trovasse una soluzione che comprende almeno un arco col peso 1.000.000, allora vuol dire che il ciclo hamiltoniano nel grafo di partenza non c'era, non esisteva. Se invece esiste un ciclo hamiltoniano nel grafo di partenza, deve esistere anche un cammino i cui archi sono tutti di peso 1 e non di peso 1.000.000. Quindi sto dicendo all'algoritmo, guarda, c'è, se ti piace avere l'algoritmo completo, il grafo completo per tue ragioni tue di come organizzi il loop, come organizzi, diciamo così, il tuo algoritmo interno, te lo faccio, ma ti metto gli archi in modo che non ti compaiano mai se il grafo di partenza era hamiltoniano. E questo va tutto bene fino a quando non ho considerato la seconda condizione. Allora, questo grafo qua che ho ottenuto non è metrico, perché è un triangolo in cui due lati, la somma di due lati fa 2 e la somma di questi due lati non è maggiore del terzo lato, 1.000.000. Problema qui non è un triangolo in nessuno spazio, non è una distanza tra caselle. E allora il risultato è che in questo problema specifico del cavallo questo algoritmo non funziona, non si può applicare. In realtà l'ho provato e tira fuori un cammino che è pieno di archi da 1.000.000, ma perché in realtà internamente lui non sta lavorando come dovrebbe, perché lui fa l'ipotesi che ci sia, non la controlla l'uguaglianza triangolare mentre lavora, dà per scontato che ci sia. Però, per dire, questo è uno di quei casi particolari. Gli algoritmi NP completi sono, per questo è difficile trovarli nelle librerie, sono uno spezzatino di casi particolari. Se il grafo è così e cos'ha, e in questo caso il così e cos'ha significa completo e metrico, allora c'è un algoritmo esatto? No. Approssimato? Sì. Approssimato bene? Speriamo. Efficiente sì, perché è un n quadro giù di lì, che mi tira fuori un cammino. Allora, se il grafo è completo, il cammino hamiltoniano lo trovo sempre. Basta andare a caso, se il grafo è completo lo trovo sempre. E poi se faccio un po' attenzione cerco di trovarne uno furbo. Senza aver fatto tutta la ricorsione fino in fondo non riuscirò a trovare quello ottimo. Però in questo caso esistono degli algoritmi che sono stati studiati e danno dei buoni risultati sfruttando di fatto la geometria, no, sfruttando questa disuguaglianza. Quindi certe scelte non le considerano proprio perché sulla base della disuguaglianza triangolare passare di lì è comunque più lungo che passare di là. Lo sanno a priori senza doverci provare. E quindi ad esempio c'è un algoritmo che immagino che sia, non sono riuscito a avere il matching completo, ma andando a vedere sorgente, immagino che sia quello che è implementato dentro la nostra libreria, che è in grado di calcolare, nel caso in cui il grafo sia metrico, è in grado di calcolare un cammino che, la cui lunghezza sia al massimo il doppio dell'ottimo. Al massimo il doppio. Se vi basta, ve lo portate a casa, se non vi basta vi fate qualche cosa di più complesso, con una complessità maggiore. Questo algoritmo non lo possiamo al momento vedere in dettaglio, uno perché non ci interessa più di tanto, perché si applica solamente sotto queste condizioni, allora prima troviamo un problema in cui ci serve, poi. E due perché richiede come primo passo quello di costruire uno spanning tree, che non abbiamo visto, fa parte degli n.000 problemi definibili sui grafi di cui non ci siamo occupati. Uno spanning tree, detto in due parole, è un insieme di, è un tree, è un albero che tocca tutti i vertici di peso minimo. Quindi di fatto immaginatelo come un albero di visita, che deve arrivare a tutti i vertici, però non è detto che sia l'arbitro né della visita in ampiezza né della visita in profondità, ma di una visita, che fa in modo di raggiungere tutti i vertici usando gli archi di peso minore.
È il problema dell'acquedotto che avevamo visto in una delle prime lezioni, dove abbiamo detto c'è un punto centrale da cui devo portare acqua a n città, devo decidere quali sono i tratti da fare, da costruire. No? Quindi toccare tutte le città usando i tratti di costo minimo, la cui somma dei costi sia minima. È un problema abbastanza semplice da risolvere, anche questo qua, polinomiale, e poi dice una volta costruito quest'albero, fai semplicemente una visita dei nodi periferici dell'albero di visita, è una visita in profondità, ti dà un cammino, induce un cammino, cioè l'ordine con cui li tocchi. E quello è un cammino che non è più lungo del doppio del ciclo ottimale. Però il grafo, e non c'è scritto qua, deve essere anche lui completo, perché presuppone che l'ordine di visita dei nodi siano tutti connessi tra di loro. E in una visita, a un certo punto, è vero che quando vado avanti sono tutti connessi, ma quando torno indietro il prossimo nodo non è direttamente connesso all'ultimo che ho visto in fondo. Perché sto tornando in su, i nodi che ritocco risalendo non li riprendo nel cammino, perché il cammino deve essere fatto da vertici nuovi. Vabbè, era solo un esempio questo per dire, questo algoritmo mi dà un risultato, è stato dimostrato che ha quel range. Se sono fortunato mi prende l'ottimo, se sono sfortunato al massimo mi prende il doppio dell'ottimo. Però è efficiente per quel tipo, è relativamente efficiente per quel tipo specifico di grafi. Questo ci lascia un pochino con l'amaro in bocca perché non abbiamo un algoritmo efficiente. Dall'altro con una buona prospettiva, perché vuol dire che da qui in avanti si deve lavorare non solamente più a studiare qual è la funzione di libreria che, ma a capire come ridurre il problema, come affrontarlo. Un'altra cosa che, non ci stiamo più come tempo oggi ovviamente, ma se volete potete andare a guardarla, no? Ce ne occuperemo la settimana prossima, io sono riuscito a trovare da qualche parte, ci sono i link nel progetto, li trovate sul sito, la mappa della metropolitana di Parigi, su cui vi ho messo a disposizione il progetto non completo, nel senso che ci sono i DAO e i Bing per poterla leggere, ci sono i file CSV da cui ho importato i dati, quindi c'è il database SQL in cui li ho importati, è una struttura leggermente diversa da quella delle ferrovie regionali, come database proprio, e quindi anche i Bing sono leggermente diversi, però quello che potete provare a fare, lo vediamo insieme lunedì, è provare a calcolare qualche cammino minimo su quel grafo. Solo 10 secondi per dire perché è diversa, non funzionava, io ho provato a riportarlo nello stesso modello che avevamo per poter riusare gli stessi bin tali e quali, non funzionava perché in quel tipo di metropolitana ci sono delle linee, per noi una linea era una cosa che era fatta un insieme di stazioni ordinate da un numero d'ordine, però in quella metropolitana invece ci sono delle linee che a un certo punto si dividono, no? Dei capolinea doppi, quindi le linee che hanno un tratto centrale comune e poi a un certo punto si dividono verso una parte e si dividono dal capolinea inverso. Allora avere solamente il numero della stazione non mi permette di rappresentare linee fatte in questo modo, non mi permette poi di dedurre come sono le connessioni reali. E quindi di fatto in realtà è più facile perché i dati di partenza davano già gli archi del grafo in pratica, quindi è più facile tutto sommato costruire il grafo. Se volete cominciare a dare un'occhiata è interessante perché il grafo comincia a avere 160 stazioni e gli algoritmi cominciano a essere percettibili, diciamo così, come tempo di esecuzione. Ci vediamo la settimana prossima.